Serata noiosa, nulla da vedere in TV. In questi casi, ricordate che lui vi ha lasciato un segnale. Salve a tutti cari amici, bentornati o benvenuti, se è la prima volta che capitate sul mio canale, io sono il vostro Sion Trusilver. Ed oggi cominciamo Mass Effect 3 con il nostro personaggio Omar Shepard, che oramai conosciamo bene dagli altri video, ispirato al mio amico Omar Prazzoi, che ha un canale qui su YouTube che porta il suo stesso nome, un canale di gaming dove porta anche gameplay di nuova generazione, quindi tipo Demon's Souls o Returnal. Vi invito ad andare a farci un giro, ma soprattutto al suo canale principale CGM Cinema, canale di videomaking dove partecipo anch'io in molti dei suoi video, proprio come attivamente come attore. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo direttamente in gioco per vedere gli eventi di Mass Effect 3 e come far morire quanti più NPC possibili. A tra poco, rimanete con me. Dunque ragazzi, allora, siamo pronti per cominciare a direzionarci verso la nostra disaster run. Cosa dovremo fare? Innanzitutto, entrando sulla mappa galattica, dopo aver fatto il progo sulla Terra, i fatti di Marte, soprattutto aver ottenuto il Primarca durante i fatti di Palaven, ecco qua, avremo anche incontrato Vrex, che ci avrà detto avere una squadra, la compagnia Alarak, nell'ammasso Nimma. Qui dovrete indagare sulla sua squadra, i ricognitori scomparsi. Questa missione fatela e vi farò vedere a video che cosa bisogna fare alla fine di quella missione per avere un riscontro negativo. Allo stesso tempo, un'altra missione che vi consiglio di fare è questa. Soccorri Turian Superstiti è una missione che vi dice di fare il Primarca Victus, appunto, perché vi sbloccherà la missione della bomba di Tuchanka, che voi poi non dovrete fare, e in questo modo farete esplodere perdendo altra potenza dei Krogan. Ma continuiamo, ci vediamo ragazzi qua mentre parto con la Normandy per vedere l'evolversi di questa missione. Certamente. Noi soffriamo. Urla. Imprevisto. Silenzio. Silenzio. Calmi. Cosa sei? Una corruzione. Un mostro. Com'è possibile? Ho distrutto l'ultima regina Arachne. Non sono una regina. Non sono una fiera Arachne. Sono sola. Un mostro plasmato per creare figli vuoti. Figli vuoti che obbediscono. Quella creatura non è un Arachne. È un surrogato ricostruito dagli altri Arachni. I figli sanno che sono libera. Non possono udirmi. Come hanno fatto i razziatori a creare una regina? Hanno tagliato pezzi dei miei splendidi figli. Corrotti e deformati in questo. Io creo schiavi vuoti. Vani. Le macchine arrivano, portano via gli schiavi per combattere in guerra. I razziatori ti hanno creata per distruggerci. No, non sono un'arma per le macchine. Li distruggerei, li combatterei. Hanno reso schiavi i miei figli. I figli ci distruggeranno, tutti noi. Comandante, rilevo parecchio.
parecchio movimento là fuori. Ricevuto, Tag. Puoi controllare i tuoi figli? No. Urlano soltanto. Soffriamo tutti. Se creerò nuovi figli, forse potrebbero ascoltare. Questa creatura potrebbe essere usata contro i razziatori. Arrivano i miei figli. Liberami. Distruggerò le macchine. Liberami. Comandante, nemici in vista. Se restiamo qui, la compagnia Aralag morirà. Allora, ragazzi, qui abbiamo una scelta. Fare la scelta di allontanarci, condanniamo questa regina Arachni surrogato e praticamente perdiamo la possibilità di far morire la compagnia Alarak. Se la fate sopravvivere, ucciderete la compagnia Alarak e lei in realtà dopo si vi tradirà, quindi perderete ulteriori risorse di guerra. Quindi facciamo aiuto a sopravvivere. Cambio di piani. La compagnia Alarak guadagna tempo per la fuga. Dag, torna qui e guidaci fuori. Comandante, sto lasciando la mia squadra per tornare indietro. Shepard. È un ordine, è troppo preziosa per perderla. La navetta è da quella parte. Li rallenterò. Oh, comandante! È tempo di morire. Dunque, signori, eccoci qua nuovamente per proseguire la nostra priorità Tuchanka. Allora, dopo aver fatto la missione e aver salvato la fake regina Arachni, aver mandato al massacro la compagnia di Dag, la Alarak, entrate nella mappa galattica e vi mostro una cosa. Andiamo a Tuchanka. Dopo aver salvato i Turian, verrete a sapere della bomba, appunto. Voi lasciate che la bomba esploda, quelli Cerberus, non intervenite, perderete altra influenza dei Krogan. Ma soprattutto, ragazzi, andate subito a fare la struttura del velo, Courage Anofagia, che chiuderà questo capitolo appunto di Tuchanka. Guardate nelle prossime fasi cosa succede, lo clippiamo insieme. Arresto immediato! Rilevati i nemici alle coordinate d'atterraggio! Joker, che hai trovato? I sensori mostrano un razziatore parcheggiato davanti al velo. Non potrai avvicinarti con una navetta. Riunisci tutti nel centro di comando. Massima attenzione sul velo. Sì, signore. Nuova forma di razziatori, Shepard. Usano velo per avvelenare l'atmosfera di Tuchanka. Problematico. Se vogliono la guerra, l'ho appena trovata. Ci servirà il vostro aiuto, Primarca. Sarà difficile,
Le nostre perdite su Palaven sono catastrofiche. Ha promesso di aiutarci. Ora mantenga la parola. Che cosa vi serve? Un attacco combinato. Voi colpirete il razziatore con un assalto aereo. Vrex, nel frattempo i tuoi soldati attaccheranno da terra. Insieme lo allontanerete da quella torre. Sì, distrazione. Piccola squadra potrà raggiungere Velo e finire di sintetizzare cura. Eva dovrà venire con noi. In tal caso, ora o mai più. Ora. La genofagia termina oggi. Comandante, un messaggio contrassegnato come urgente. Glielo giro in sala comunicazioni. Dalatras? Comandante Shepard, sappiamo che ha raggiunto Tuchanka. E immagino che Mordin Solus le abbia già proposto di usare il velo. Ci state spiando? Non direi. Il velo è l'unica linea d'azione a vostra disposizione. Comandante, non può permettere che le pressioni diplomatiche per questa guerra annebbino il suo giudizio. Crede davvero che curare la genofagia porterà a una pace duratura? No, non credo. I Krogan sono troppo violenti, ma non ho altra scelta. In tal caso, lasci che gliene offra una. Anni fa, i nostri agenti hanno sabotato il velo per assicurarsi che ciò che intendete fare non fosse possibile. È probabile che Mordin individui il malfunzionamento e lo ripari. Se lei si assicurerà che non lo faccia, la diffusione della cura verrà alterata quel tanto che basta perché fallisca. Nessuno noterà la differenza. Vuole ingannare i Krogan? Non c'è bisogno che lo sappiano. Lasci che Urgnot Vrex creda che ha mantenuto la promessa. Mordin non lo permetterà mai. Lascerò a lei la gestione della cosa, comandante. Potremmo fornirle i nostri migliori scienziati per la costruzione del crucibolo e il totale supporto delle nostre flotte. Solo se saboterò la cura. Ci pensi bene, comandante. La scelta è sua. Ho ordinato ai clan di riunirsi alle valli. È il terreno sacro d'incontro. Atterreremo lì e guideremo un convoglio corazzato contro il razziatore. Sarà un momento determinante per la storia dei Krogan. Storia Krogan piena di momenti determinanti, per lo più violenti. Spero questo sia migliore. Comandante, sembri preoccupato. Qui, ragazzi, non rivelate il sabotaggio della cura. La posta in gioco è molto alta. Voglio che vada tutto bene. Abbi fede. Qualunque siano le avversità, alcuni momenti sono destinati a verificarsi. Questo è uno di quelli. Rex, sono Breva. I razziatori sono già nelle valli. Cominciate a preparare le armi. Tenetevi forte, si scende. Shepard, tienili lontani dalla femmina. Devo capire cosa succede con gli altri clan. Convoglio terrestre Krogan, qui è la squadriglia Turian Artimek. Abbiamo impostato la rotta per il velo. Siamo a 10 minuti di distanza. Arriviamo, Artimek. Cerchiamo di recuperare il tempo perduto. Shepard, chiudo. Vrev non è l'unico Krogan che vuole vendetta per la genofagia, Vrex. Trova il modo di placarli. Chiederò al Consiglio di ridarci parte del nostro vecchio territorio. Avremo bisogno di spazio per espanderci, per riconquistare la gloria del passato. La gloria del passato ha portato rivolta dei Krogan. Innumerevoli morti, creazione di genofagia, piano di espansione problematico. Com'erano i Krogan del passato? Tuchanka non è sempre stato un pianeta desertico. Un tempo i Krogan erano un popolo fiero. Avevamo dei sogni, un futuro ricco di speranza. Fino a interferenza di Salarian. No, fummo noi a distruggere Tuchanka. La tecnologia ci cambiò, rese la vita troppo facile. Così cercammo nuove sfide e le trovammo dentro di noi. La guerra nucleare fu inevitabile. Ora il nostro pianeta è in macerie. Ci servirà un luogo migliore per vivere. Qualsiasi accenno a una nuova espansione Krogan potrebbe destare allarmi. I miei figli non soffocheranno in questa discarica. Voglio che siano testimoni di una nuova era, di un impero Krogan. Vrex,
Non sto dicendo che non lo chiederemo, ma il Consiglio non può tenerci qui per sempre. Hai nuovamente quello sguardo, comandante. Cos'è che ti turba? E anche qui, ragazzi, non dite niente. Stavo pensando alla Terra. Il tuo coraggio per il mio popolo non verrà dimenticato. Non sarai solo nella tua lotta. Perché ci fermiamo? Rex, tu e Mordin restate con Eva. Qui fuori si mette male. D'accordo. Allora, signori, a questo punto del gioco, prima di parlare con il ricognitore per andare avanti nel gioco, sappiate che riprenderemo il video quando arriveremo alla torre della dove cureremo la genofagema. Non la cureremo, a dire il vero. Quindi, gli eventi riprenderanno dopo la battaglia col razziatore. A tra poco, perché vi mostro l'ultimo step da fare. Mordin, è pronta la cura? Sì, caricata per dispersione in 2 minuti. Ma Eva morta. Che è successo? Stress di prelievo troppo intenso. Trauma eccessivo. Volevo fermarla. Ha rifiutato. Sua decisione. Oggi sono morte molte persone, Mordin. Non possiamo farci niente. Femmina era stabilizzante per Krogan. Avrebbe aiutato Vrex a radunare più clan. Sala controllo in cima a Torre di Velo. Devo prendere ascensore. Vuoi salire lassù? Sì. Dati di laboratorio suggeriscono un malfunzionamento di temperatura. Potrebbe influenzare cura. Devo regolare impostazioni manualmente. Allora, ragazzi, questa parte di video purtroppo è terribilmente buggata nella Legendary Edition per un mucchio di utenti, almeno intendo la scena poi va alla fine, cioè riuscite a finire la missione tranquillamente. Qui potete rivelargli il sabotaggio oppure cercare di prendere tempo. Mordin si accorgerà del fatto che la cura è stata sabotata, quindi dobbiamo fermarlo in qualche modo. È troppo pericoloso, Mordin, dobbiamo andarcene. No, variazione di temperatura potrebbe distruggere cura. Tempo stringe. Devo salire lassù. Mordin, tu non salirai. Non sei preoccupato per mia sicurezza. Preoccupato che potrei scoprire qualcosa. Sabotaggio. Di chi? Ah. Perché Shepard? Tanto disperato per aiuto di Salarian o tanta paura di Krogan? In passato però hai sempre difeso la genofagia. Hai persino distrutto i dati di Melo. Come puoi cambiare? Mi sbagliavo. Ero concentrato su visione d'insieme. Visione d'insieme fatta di singole visioni. Troppe variabili. Non posso nascondermi dietro statistiche. Non posso ignorare nuovi dati. Mia responsabilità. Devo andare. Tempo stringe. Allora, gli diremo. Se necessario, ti fermerò. Mordin, allontanati. Non posso farlo, Shepard. Non ho scelta. Allontanati o sparo. Non tua decisione, non tuo lavoro, non tua cura. Dovevo essere io. Qualcun altro avrebbe potuto sbagliare! Non c'è tempo per discussioni. Dispersione di cura imminente. Devo annullare sabotaggio. Fermami se devi. Ok, ragazzi, in questa scena gli spariamo, anche se è abbastanza buggata come scena. E Mordin arriverà in cima ferito, ve la descrivo per farvela capire meglio, come vedete, e non riuscirà a curare la genofagia. Sarà tutto un gigantesco fake per i Krogan. E questo avrà impatto in futuro con Vrex. Per questo abbiamo tenuto Vrex vivo dal primo gioco. No.
fatta. Attenzione, rilevato malfunzionamento nella temperatura. Attenzione, dispersione iniziata. Eva morirà perché abbiamo distrutto i dati di Melon e quindi le cure su di lei, come ha detto Morning, sono state troppo pesanti. Affidiamo il suo corpo al vuoto. Nella vita ha affrontato il nostro più grande nemico con raro valore. La morte si è dimostrata una salvatrice della sua specie. E il suo coraggio possa alimentare le fiamme della speranza per il futuro. Lei è la vera madre di T'Chanka. Era tutto ciò che vorrei fossero i Krogan. Spero che seguiremo il suo esempio. Mi dispiace per la sua perdita. In guerra non si può mai sapere chi sopravvive. A meno di non avervi preso parte, la ricerca di Melon l'avrebbe salvata. Non lo sapremo mai. Non ti porterò rancore, Shepard. Hai dimostrato di essere un amico dei Krogan. Peccato per Mordin. Intendi sulla torre? Un piccolo Pajek coraggioso. Tra un migliaio d'anni, probabilmente intoneremo canti su di lui. Di pure al Primarca che invierò immediatamente le truppe a Palaven. E quando sarai pronto a cacciare i razziatori dalla terra, fammelo sapere. I Krogan sono tornati in affari. Dunque, signori, allora siamo alla cittadella, dopo gli eventi che vi ho mostrato, di T'Chanka, appunto, durante l'attacco di Cerberus. Qui ci ricolleghiamo al discorso, intanto vado piano perché vi sto raccontando il tutto, del perché nel primo video di questa serie vi ho detto di far morire il Capitano Kirae, ma soprattutto durante la missione suicida vi ho fatto vedere come far morire Thane. Thane e il Capitano Kirae possono salvare la consigliera Salarian, in quest'ordine, praticamente. Teoricamente, da quello che so, non l'ho mai fatto, sto testando per la prima volta, la consigliera Salarian dovrebbe morire per mano di Kai Lang. Quindi, vediamo, altrimenti viene salvata da uno dei due. Apriamo? Bailey, sembra che abbiano ucciso l'esecutore e i due guardie del corpo Salarian. Dannazione. Cerca ancora. Se non trovi il corpo del consigliere, non darla per spacciata. L'ho trovata. Sembra sana e salva. Portala al sicuro.
Non pensarci neanche. Shepard, ci ucciderà tutti. Questo è da vedere. Intendo Udina. Ha organizzato un colpo di stato. I consiglieri sono in trappola. 3-1, amico. È finita. No, il bello inizia ora. Pagherai per questo. Assassino, sta fuggendo. Sarà sulle tracce del resto del consiglio. Varga la voce. Udina vuole prendere il potere. Devo raggiungere i consiglieri. Li stanno ascoltando a una navetta nel Presidium. Inizia a guidare. Cercherò di contattarli. Dunque, ragazzi, una volta che arrivate davanti a questa porta, nella cittadella, nella seconda parte della priorità, la cittadella, dovrete vedervela con Kaidan e o Ashley, che avete fatto sopravvivere. Io ho fatto sopravvivere Ashley, come sapete. Quindi il trucco per avere un brutto rapporto con lei è fare quello che abbiamo appena fatto, ovvero far morire il consigliere Salarian e non andarlo mai a trovare, o andarla mai a trovare, all'ospedale, anche quando vi manda le mail. Ora apriamo la porta e vediamo cosa accade. D'accordo, sono nel condotto. Tieniti forte, sarà un'ascesa veloce. Perfetto. Allora. Dimmi che quell'assassino non ha raggiunto il consiglio. Ci sta provando, ma faccio in modo che l'ascensore si fermi ad ogni piano. Grande. Bravo. Ho trovato il nostro amico. Ferma il suo ascensore. C'è un condotto energetico sotto. Ok, primo ascensore fermato. Guardiamoci attorno. Andato. Immagino che quella fosse la loro fermata. Shepard, pessime notizie. Capirai che novità. Quell'assassino è salito su un altro ascensore e mi ha escluso dai controlli. Sta salendo e io non posso fermarlo. Me ne occuperò io. Ancora? Ecco. Allora, aspettiamo l'ascensore su cui potremo saltare sopra, ed è quello con a bordo Ashley e il resto del consiglio. Li vedo, saltate. Vai. Hai sentito? Tiratori, state giù! Condizione di dare ordini. La mia arma la pensa diversamente. Pensi che farei tutto questo se non avessi l'assoluta certezza, Ash? Lo pensi davvero? Dietro quest'attacco c'è Udina. Me l'ha confermato il consigliere Salarian. Le mie prove dicono altrimenti. Ecco il consigliere Shield che viene ucciso nel quartier generale dell'SSC. Ed ecco il comandante Shepard che preme il grilletto. Pagherai per questo.
Devo aggiungere altro? No, non serve. Ci sono soldati di Cerberus nel pozzo dell'ascensore. Se quella porta si apre, vi uccideranno. Ciò che dice Shepard è possibile. Improbabile, ma possibile. Non abbiamo tempo per discutere. Se restiamo qui, siamo morti. Ora disattivo la serratura. Metti via l'arma, soldato. Dannazione, Ash. Consigliere, la porta. Spero che i razziatori ti spediscano all'inferno. Comandante! Stia indietro. Se entrano, la copro io. La porta! Bailey? Ho fatto il più in fretta possibile, Shepard. Sembra che tu ti sia già occupato di tutto. Dunque, è vero, eravamo in pericolo. Ma non capisco. Ha detto che Cerberus era qui. Cerberus era qui, ma si sono ritirati nelle gallerie dei custodi quando hanno saputo che stavamo arrivando. Mi dispiace, consigliere. Per dirla breve, Shepard vi ha appena salvati. Le sono debitore, Shepard, per le nostre vite e per l'accordo che ha stretto con il Primarca e i Krogan. Purtroppo ci è voluto questo per convincervi. Non commetteremo di nuovo lo stesso errore. Shepard, sa spiegarci che c'è dietro l'attacco di Cerberus? Sinceramente, no. Ma intendo scoprirlo. Ok, gente. I capi sono stati evacuati e abbiamo una galleria e un milione di altri posti da sgombrare. Muoversi.